Possiamo parlare? Siamo alle prove di Domenica Inn. Siamo alle prove di Domenica Inn. Tu ripeti. Sentite, tu ripeti quello che dico io. Dai. Rai International. Rai International. Italiani all'estero. Questo si può dire in italiano. Italiani all'estero. Dino. Ciao. Allora, noi siamo seguiti da 50 milioni di telespettatori. Ah, beh, troppo pochi, la prossima volta. Ciao. Come solo 50 milioni, dai. Raccontaci un po' delle tue invece avventure all'estero, perché sicuramente tournée ne avrei fatte tantissime. Ne ho fatte tre in Australia e due in America, qualche anno fa, naturalmente. Mi ricordo in modo speciale quelle in America. Eravamo io e Carmen Villani, con una bella orchestra composta da tre elementi del mio gruppo e tre elementi del gruppo di Carmen Villani. Pensa che casino, mi hanno dovuto riprovare tutto. Ma il divertente era chi l'aveva organizzata questa tournée, che era un italo-americano leggermente con qualche tendenza mafiosa, nel senso che, ti spiego, aveva due scagnozzi che non ci lasciavano assolutamente girare per la città, perché dicevano: no, tu non devi girare per la città perché è piena di negri. Immagino. Guarda, che era del ammazzano. Nord, questo era dal nord, era di Vercelli. Ok. No, vabbè, allora non dovete girare, non voleva mai farci uscire. Era buffo, perché ogni volta che arrivava, ogni giorno che lo vedevo, aveva una parure diversa di anello e orologio. Anello d'oro bianco, orologio d'oro bianco. Anello d'oro bianco con brillanti, orologio d'oro bianco con brillanti. Anello d'oro rosso, non lo so, okay, vabbè, penso, sì, ma avrà avuto i suoi affari. Okay, sì. Pensa che noi dovevamo scappare, alla sera ci portava in albergo, a parte che ci portava a mangiare in tutti i ristoranti italiani. Che va anche bene, ma dico, ma uno in America si va a mangiare la steak, tutte queste cose. No, tu solo ristoranti italiani. Poi non ci faceva uscire da quando stavamo facendo le prove. Io stavo per andare fuori, dove vai Dino? Andrei a comprarmi le sigarette. Cammello, vai a comprare le sigarette per Dino. Cioè, qualsiasi cosa, niente, non ci lasciava. Ci portava in albergo, noi aspettavamo mezz'ora dopo che lui si era andato e allora uscivamo tutti, andavamo a Broadway, a divertirsi. Divertentissima sta cosa. Comunque alla fine della tournée mi ha regalato $2,000 perché sono stato bravo. Anche un signore. Anche poi. Generoso, sì, generoso, molto generoso. Signore generoso. Comunque se mi sente, ciao, mi ricordo di te, come no. Nome come, non lo diciamo a questo non punto. Me lo ricordo. Poi evitiamo. No, vabbè, ma è stato gentilissimo con me. Beh, sì, certo, $2,000, 4 milioni quasi adesso. Sì, vabbè, allora non so quanto valevano. No, comunque sempre una bella storia. Una cosa piacevole. Succedesse sempre, pensa alla fine di ogni serata, ti regalo $1,000,000 perché. Mamma mia, vabbè. Sai, ognuno. Ma che vuoi di più? Sei abbronzata oggi. Sì, mi sono addormentata al mare. L'ho visto. Che te devo dire? Si vede. Si vede. Senti, Rina, vuoi chiedere tu qualcosa? No, io volevo sapere. Il mio numero di telefono, te lo do subito. Il numero? Vai subito, caro. Ma non è qui che mi vergogno davanti a tutti i telespettatori. Ma come ti vergogno? Quando mai ti vergogni? No, veramente, guarda, divento rosa, non si vede? Un po' rossa, non sei? Sono tutta rossa, però, sì. Sì, è così. Ascoltami, ma i denti di queste signore erano d'oro o magari erano denti veri? No, perché erano bianchissimi, eccezionali, tutti luci. No, era una persona molto curata, veramente. Bene. Distinto, curato. Senti, se ti passa il gatto nero davanti, che fai? Niente, vado avanti. Allora non sei scaramantico, non sei non mi viene mai questa parola. Dimmelo tu, dai. Superstizioso. Non lo sei, non te ne frega niente. No. Bravo. Sono sotto le scale, faccio tutte queste cose. Però prima di un'esibizione, non ti viene di fare un gestino, qualcosa magari che ti rassicuri, che ti tiri, no? Allora, che ti tiri su? Che ti dia la carica. Senti, no, ti dicevo, allora, siccome io faccio uno spettacolo con quattro ballerine, prima di ogni spettacolo mettiamo sempre le mani uno sopra l'altro, sì, e diciamo merda. Oddio, che parola! Merda, è normale nel campo artistico, nel dai, campo si artistico, usa, no? Scusateci. Ci avevo una cosa da dirti, però prima devo mettere a posto che sei tutto messo male. Mannaggia, che fai? Mi copri? Ok, mettiamo così. Copri. Stai qua. Bene? Sto abbastanza, sì. Stai bene? Dino!
Mi devi rispondere molto sinceramente adesso, ecco perché ti ho messo bene. Devi essere sincero al massimo, devi avere veramente l'animo giusto per rispondere a questa domanda che è molto seria. Adesso abbiamo giocato, adesso diventa molto seria. Sei pronto? Sì. Che ne pensi? Di che cosa? Di che cosa? Grazie, la tua risposta è stata molto esauriente. Ti ringrazio, è veramente bella. Siamo commossi. Grazie. Che, no, adesso mi devi dire. Vieni, buttati. Mi butto. La bionda Senti, se ne va. Io mi metto qua, va sì, bene? Qua, allora, ascoltami. Quando? Guarda, tu senti a me, per favore. Sì, quando è che ritieni una donna sexy? Piano, gentilmente. Non è facile, è tutto un insieme di cose, non c'è solo una cosa, capito? Dunque, quindi donna, può essere un gesto, può essere una parola. Per essere sexy, secondo me, prima di tutto deve essere simpatica. È vero. Perché se è stronza non potrà mai essere sexy per me. Dunque, se una è simpatica, inizia da lì. E poi le movenze, il modo di parlare, lo sguardo, tante cose. Come un atteggiamento. No, lo sguardo deve essere, ecco, bravo, a mezz'asta. Però devi vederci lì. Senti, ti è mai capitato di essere un po' nervoso prima di entrare in scena? Hai un modo particolare per tirarti un po' su, oppure un ricordo piacevole? Quale? A me, io sono sempre nervoso prima di andare in scena. Anche quindi? Perché sarebbe tristissimo se uno facesse questo lavoro come routine. Cioè come andare in ufficio la mattina e non te ne frega niente. È chiaro, normalmente un artista che si chiami tale deve avere sempre un po' di emozione quando deve entrare su un palco, in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento, davanti a 10 persone come davanti a 10 milioni di persone. E quindi è un modo per vincere questa cosa qui? Appena entro sul palco sparisce tutto. E non vorresti più scendere, è vero? No, vabbè, se c'è un pubblico simpatico, intelligente, sì, sicuramente. Okay. Dove sei stato applaudito di più? Ci hai fatto caso? Oppure ti ricordi una serata particolare che ti è rimasta nel cuore? Beh, adesso siamo a Sanremo, mi vorrei ricordare di Sanremo 1968. Non sarebbe male, eh? Proprio in questo teatrino qui, che adesso sembra un teatrino, ma vi dicevo prima che allora sembrava grandissimo. E io perché eravate più piccoli? Ma sì, no, io avevo 20 anni, pensa un po'. E il bello e il brutto, noi parlavamo di emozione. Uh-huh. Pensa che io dovevo cantare dopo Louis Armstrong. Wow. Dunque è un'emozione pazzesca, perché tu devi proiettarti a 33 anni fa. Non era come adesso che tutti i più grandi artisti vengono qui, Madonna, Elton John, vengono qui tranquillamente e non fanno notizia, no? Vieni in Italia, bene, chiuso lì. Allora, quando doveva venire Louis Armstrong a Sanremo, era un evento pazzesco, incredibile. E io dovevo cantare dopo di lui. Altro problema è che a Louis Armstrong non avevano detto che doveva fare un concorso, una gara, cantare una canzone e andarsene. Lui credeva di dover fare un concerto, probabilmente l'avranno anche pagato per fare un concerto, dunque non male. Però lui allora continuava a suonare finita la canzone e io lì dietro le quinte che me la facevo addosso nel vero senso della parola. Ero di un emozionato incredibile, sai, avevo sì, un po' di esperienza, avevo iniziato a 15 anni, dunque 5 anni di esperienza ce l'avevo, ma l'emozione di cantare dopo un artista così grande era enorme. Molto gentile. Mi tagli? Mi stai tagliando? No, mi voglio tagliando. No, perché sai, io sono quella che deve dare fastidio. No, io ti do fastidio, per cui stavi parlando. Tu non mi dai mai tanto fastidio, lo sai, te l'ho detto che qualche anno fa ero innamorato di te, te l'ho già detto. Sì, ma hai già detto questo. Senti, me l'accenni un tuo pezzo? Visto che tanto canti sempre, cantiamo sempre in mezzo alla quale? Fratelli d'Italia. Dov'è la vittoria? C'eravamo tanto amati per un giorno, forse più. No, questa non è mia. No, non è mia, non ero ancora nato, forse. Allora, dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so, che un po' di bene già ne vuoi. Guardaci. Ciao, come siamo brutti. No, io sono brutta, tu sei bella. Ciao. Ciao. Ciao.